Benvenuta Valentina. Grazie. Mi chiamo Valentina Molteri, ho 43 anni a breve e sono mamma di due bimbi, Marika e Federico. Sono stata per tantissimo tempo un'artigiana, principalmente mi occupavo di creazione di bomboniere. Ho scelto il corso Goodwill perché è un progetto in testa che tratta di alcune problematiche tipicamente femminili e credo che Goodwill possa fornirmi gli strumenti per realizzare questo progetto. Pensavo che un corso gratuito implicasse un corso scadente. Invece è stato l'esatto contrario. È un corso organizzato molto bene, le docenti e i docenti sono molto bravi, coinvolgenti, strutturati in 4 ore per delle mattine, quindi anche impegnativo a livello di tempo. Ed è organizzato meglio anche di corsi che ho fatto a pagamento, se devo essere sincera, quindi le mie recensioni sono positive. È poi un bellissimo ambiente. Il valore aggiunto che secondo te porta Goodwill nel progetto DEA? Credo che il valore aggiunto sia il loro lato caratteriale, molto conviviali, esuberanti, sanno mettere in evidenza le tue risorse. Cos'è che, se c'è qualcosa che prima del corso con DEA pensavi o facevi e adesso non la fai più, o il contrario? È un'abitudine, mentre cammino guardi i loghi. Una cosa a cui prima non davo molto peso, adesso invece inizio a capire il valore del logo. Tipo guardo le insegne e penso, ah, quel logo è bello, il payoff è interessante. E quindi guardo le insegne in modo diverso, più incuriosita a livello tecnico. Ho capito che da un periodo buio si può risorgere e che quando risorgi puoi cambiare il punto di vista delle cose. E a volte un corso può farti capire che da una tragedia puoi trarne un beneficio. E se tante donne fondono le loro idee, è un mondo meraviglioso. Ultima domanda, se c'è, la fai tu stessa, nel senso che non ti ho chiesto qualcosa, non ti ho dato qualche spunto che invece vorresti, ci tieni a condividere? Incitare tutte le altre donne che magari vivono anche un momento buio della loro esistenza, magari quando diventi mamma e sei completamente addentrata nel ruolo di mamma e perdi anche gli stimoli, di partecipare ai corsi. E riscopri un potenziale che magari era assopito per un periodo di tempo. E inoltre è bello svegliarsi, avere un obiettivo, rimettersi a studiare. Beh. Quindi inviterei altre donne a partecipare ai corsi con entusiasmo. Beh. E cogliere delle occasioni. Grazie. Grazie mille. Grazie.